Buongiorno a tutte e tutti. Allora, questo è il primo video delle lezioni in formato digitale che farò. Insomma, la situazione è quella che è, dobbiamo starcene a casa e quindi sfruttiamo il tempo che abbiamo a disposizione, non solo per giocare alla PlayStation o altro, ma anche per studiare. Quindi io, finché durerà questa emergenza, cercherò di garantire un minimo di video a settimana e deve farne più o meno 3 all'incirca di una ventina di minuti. Lo posterò, lo caricherò su YouTube e poi ve lo posterò su Edmodo, sul gruppo classe. Sotto potrete nei commenti fare domande, questioni, suggestioni, qualsiasi cosa. Ok? Allora, andiamo avanti e con il programma. L'ultima lezione che risale, se non sbaglio, a venerdì 28 febbraio, io avevo fatto la gnoseologia di Thomas Hobbes. Allora, breve riassunto e andiamo avanti. Ok? Allora, breve riassunto. Allora, io mi sto impratichendo con questa tecnologia del video e infatti possiamo fare adesso questo. Vedete? Allora, il signore che vedete qui nell'immagine accanto alla mia è Thomas Hobbes. Thomas Hobbes è un personaggio molto importante sia nell'ambito della filosofia che della politica. Abbiamo visto che è uno dei protagonisti principali degli avvenimenti che caratterizzano l'Inghilterra nel 1600. In particolare, lui è considerato uno dei grandi pensatori dell'assolutismo. Bene, per cui è uno dei pensatori, filosofi e politici che giustificano l'assolutismo regio. Allora, la vita è caratterizzata dalla paura, fondamentalmente, dalla sua nascita per tutta quanta la vita. Questo è il sentimento principale che caratterizza il suo pensiero. E devo dire che oggi sembra particolarmente attuale, dato che insomma il clima che si respira intorno a questa epidemia, a questo virus che ci sta costringendo dentro casa, è un clima di paura. In ogni caso, adesso analizzando la sua figura, infatti la sua filosofia, troveremo un sacco di collegamenti anche con il nostro tempo attuale. Bene. Allora, abbiamo fatto prima di tutto l'antropologia di Hobbes, per cui abbiamo visto che lui ritiene che l'uomo sia caratterizzato da questo sentimento fondamentale della paura e che quindi sia portato ad aggredire tutti quanti gli altri uomini prima che questi possano fargli del male. Vabbè, l'uomo per Hobbes è un animale timoroso e impaurito e che quindi è molto pericoloso, estremamente pericoloso. L'unico modo di ottenere la pace all'interno della nostra società è quello di essere soggetti a un potere talmente forte che ci imputa una tale paura da impedirci ogni forma di reazione. Va bene? Se c'è un potere così forte da farci paura, qualsiasi nostra reazione violenta anche contro questo potere ci procurerebbe degli effetti così negativi da rendere sconveniente qualsiasi tipo di ribellione. Va bene? Quindi l'unico modo di ottenere la pace è un potere politico forte che applichi in modo severo e spietato la legge, incutendo paura. Va bene? Per Hobbes la possibilità che il re sia stimato e rispettato dai suoi sudditi è una possibilità accessoria. La cosa fondamentale, l'unica veramente efficace, è che il re faccia paura ai propri sudditi. Questo è l'unico modo di mantenere l'ordine. Va bene? Egli è un teorico dello stato di natura. Che cos'è lo stato di natura? Riassumiamo in due parole questo concetto. Lo stato di natura è un'ipotesi teorica che Hobbes assume e che vedremo ricorrerà in tantissimi altri autori, soprattutto in John Locke, quello che faremo dopo. È un'ipotesi che consiste principalmente in due fattori. Primo, lo stato di natura è una condizione precedente allo stato attuale, cioè la vita civile, quella che noi oggi stiamo vivendo, si fonda sullo stato di natura e quindi è una condizione precedente che noi abbiamo abbandonato, va bene? Quindi lo stato di natura è un qualcosa di passato. Ma
seconda caratteristica, lo stato di natura è un qualcosa di ancora presente, perché è attualmente soggiacente allo stato di cose in cui viviamo. Va bene? E dato che ancora c'è, non è andato via, non se n'è andato, non è stato sconfitto per sempre, ancora c'è, è per così dire una possibilità che incombe sulla nostra vita civile. Da un momento all'altro lo stato di natura potrebbe riemergere ritravolgendoci all'interno di quella condizione che pensavamo persa. Ok? Faccio un esempio. Ieri, andando al supermercato verso le 5 di pomeriggio, c'era una fila assurda fuori e diverse persone, prese per così dire, un po' dalla volontà di andare al supermercato, un po' dal panico generalizzato, hanno cominciato ad andare un po' fuori di testa. Ecco, quelli Hobbes li interpreterebbe chiaramente come dei segnali di una tendenza dello stato di natura a riemergere al di là delle nostre abitudini sociali e civili. Bene, lo stato di natura è caratterizzato dalla condizione di bellum omnium contra omnes, cioè la guerra di tutti contro tutti. E le emozioni che caratterizzano l'uomo in questo stato sono la paura, la gloria e la conservazione di sé. Queste sono le emozioni che caratterizzano l'uomo. Attenzione, il ragionamento, se c'è, è molto blando all'interno dello stato di natura. Va bene? Okay. Per Hobbes, quindi, riassumendo, la natura umana ha una chiara predisposizione all'inimicizia e alla guerra. È per questo che lui ci dice Homo homini lupus. Ogni uomo è per l'altro uomo come un lupo, va bene? Quindi che è pronto ad aggredire per ucciderci e rubarci tutto quanto quello che abbiamo. Questa è la condizione dell'uomo, questo è il pessimismo hobbesiano. Va bene? L'antropologia. L'ultima lezione io mi sono occupato della gnoseologia, cioè della teoria della conoscenza di Hobbes. Anche questa ve la riassumo brevemente. Allora, Hobbes è un materialista. Che significa che è un materialista? Significa che per lui esiste solo ciò che è materiale, e ovvero ciò che io posso toccare con i miei sensi. Va bene? Tutto ciò che i miei sensi mi comunicano che esiste, esiste, cioè la materia. Tutto ciò che i miei sensi non mi dicono che esiste, non esiste. Questo è il materialismo, ok? Nel materialismo, come corrente filosofica, l'avevamo già incontrato nel primo anno, ad esempio, in Democrito, il fondatore dell'atomismo. E lo rincontreremo anche l'anno prossimo, ad esempio, in Marx e Feuerbach. Va bene, ma Karl Marx, il padre del comunismo, insieme a Friedrich Engels, dicevo, Marx è un materialista, esattamente come Hobbes, esattamente come Democrito, esattamente come tantissimi pensatori nella storia dell'umanità. Va bene? Allora, Hobbes è un materialista, quindi ha una prospettiva materialistica nella sua interpretazione della realtà. Per lui esiste solamente la materia. Di conseguenza, i sensi sono l'unica fonte legittima di conoscenza per l'uomo. Va bene? Quindi la gnoseologia hobbesiana si basa completamente sui sensi. I sensi sono la nostra fonte di conoscenza primaria. Va bene? La sensazione, che è ciò che i sensi mi comunicano, non è nient'altro che movimento di corpi, ovvero sia oggetti esterni intorno a me. Premono su determinate zone del mio corpo, che sono i ricettori, i dispositivi delegati dal mio corpo per cogliere il movimento dei corpi. Va bene? Quindi la sensazione è movimento dei corpi. Oggetti esterni accadono, si muovono intorno a me e questi movimenti, per così dire, vengono colti da alcuni ricettori, ad esempio gli occhi, ad esempio il naso per l'olfatto e via dicendo. Ok? La ragione cos'è? La ragione invece è una facoltà conoscitiva secondaria che interviene su quello che mi dicono i sensi, ma la ragione è nettamente secondaria rispetto al primato invece dei sensi. Ok? Ci accorgiamo chiaramente, qui siamo già all'interno dell'empirismo con Hobbes, va bene? Ovvero posizione estremamente distante da Cartesio e dal razionalismo. Per Cartesio e per il razionalismo la ragione è la facoltà conoscitiva principale. Per Hobbes, invece, per tutti gli empiristi dopo di lui, invece sono i sensi.
la facoltà conoscitiva principale. Va bene? La ragione invece che funzione ha? Ha una funzione secondaria, secondo Hobbes, ed è quella di mettere in relazione i dati che mi giungono dai sensi. Va bene? Quindi la ragione semplicemente collega, mette in relazione, utilizza dati che non ha prodotto lei, ma che vengono dai sensi. Ok? La ragione per mettere in relazione questi dati a un certo punto costituisce il linguaggio. Il linguaggio quindi è uno strumento prodotto dalla ragione per assolvere nel modo migliore possibile alla propria funzione di mettere in relazione. Va bene? Il linguaggio quindi che cos'è? Il linguaggio è uno strumento creato dall'uomo che convenzionalmente assegna dei nomi alle cose che vengono percepite dai sensi. Ok? Molto importante. Per Hobbes, ad ogni nome corrisponde una cosa, cioè un qualcosa che noi abbiamo percepito con i sensi, ma quel nome non appartiene necessariamente a quella cosa. Appartiene a quella cosa solo per convenzione. Che cos'è la convenzione? La convenzione è una decisione che gli uomini prendono, si riuniscono e decidono che questa cosa qua si chiama telefono, si chiama cellulare. Ma non è che questa cosa ha necessariamente questo nome cellulare. Se domani noi uomini ci riuniremo e decideremo che questa cosa qua si chiama mela, si chiamerà mela da adesso in poi, ok? Questa è la concezione convenzionalistica del linguaggio in Hobbes. Va bene? Il fine del linguaggio qual è? Il fine del linguaggio è comunicare le cose tra uomini. Questo è il fine del linguaggio. Se un linguaggio diventa incapace di comunicare le cose alle altre persone, è come un martello rotto, è uno strumento che non funziona più e che quindi va aggiustato. Va bene? La scienza è una propaggine del linguaggio. Cioè, nel senso, la scienza che cos'è? La scienza è ciò che nasce da questo processo di comunicazione e assegnazione convenzionale dei nomi. Va bene? Quindi, nella scienza, il peso dominante ce lo devono avere i sensi e non la ragione, come diceva Cartesio. Va bene? Fine del super riassunto di tutte quante le puntate precedenti su Hobbes, andiamo alla parte nuova. Non ci rimangono tantissimi minuti, però andiamo avanti lo stesso. Ok? La politica. La politica di Hobbes, e qui con questo siamo sul manuale all'incirca a pagina 243. La politica di Hobbes. Allora, sicuramente è la parte più importante del suo pensiero, quindi è quella a cui dobbiamo prestare più attenzione. Va bene. Ripartiamo dall'antropologia, ripartiamo dallo stato di natura. Per Hobbes, lo stato di natura è allo stesso tempo una condizione precedente, ma anche una possibilità incombente. Va bene? È un qualcosa che è passato, ma è un qualcosa che è anche presente e minaccia di accadere in futuro. Mi seguite? In ogni caso, è una condizione ipotetica, ok? Precedente e tuttavia sempre attuale. Va bene? L'uomo, nello stato di natura, è dotato, abbiamo detto, di passioni originarie. Queste passioni che, per così dire, lo spingono ad agire. Su queste passioni si inserisce anche la ragione. La ragione, dice Hobbes, esiste nello stato di natura, non è che è un qualcosa che esiste solo nella vita civile. L'uomo, nello stato di natura, è un animale che, pur caratterizzato da alcune passioni originarie, come la paura, la conservazione di sé, allo stesso tempo ha anche a disposizione lo strumento della ragione. La ragione cosa fa? La ragione semplicemente è una facoltà calcolatrice che permette all'animale che noi siamo di trovare il modo migliore per soddisfare i propri bisogni. Va bene? Ok? L'uomo, quindi, nello stato di natura è un essere dominato da passioni, in grado di utilizzare una ragione come facoltà calcolatrice e in questo quindi conduce la sua vita. Di conseguenza l'uomo nello stato di natura è un essere egoista, asociale e amorale. Che vuol dire? Vuol dire che l'uomo per natura non è provvisto di una morale. Non c'è un qualcosa che è giusto e un qualcosa che è sbagliato per l'uomo in natura. Va bene? L'uomo è del tutto privo di qualsiasi nozione morale, esattamente come lo sono gli animali che convivono con noi. Un cane, ad esempio,
non ha qualcosa che è giusto o qualcosa che è sbagliato, ok? È un essere naturale e quindi del tutto amorale, ci direbbe Hobbes. Lo stesso l'uomo nello stato di natura era del tutto privo di ogni riferimento intrinseco a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Va bene? È egoista perché pensa alla propria sopravvivenza ed è anche asociale, cioè non vive in società. La società non esiste per natura. Va bene? L'uomo, per natura, secondo Hobbes, vive invece in piccoli gruppi di uomini, va bene, che convivono più per interesse reciproco piuttosto che per un ideale o per qualche principio morale, va bene? E in questa condizione di tanti uomini che vivono isolatamente, in modo egoistico, cercando ognuno di sopravvivere come può, questa è la condizione dello stato di natura. Questo è il bellum omnium contra omnes, cioè la guerra di tutti contro tutti. Va bene? Ora, attenzione, è importante questa cosa. Nello stato di natura, in questa condizione precedente ma sempre attuale, va bene? Ok. Esiste un diritto. Questo diritto, Hobbes lo chiama diritto naturale, lo ius naturale. Che cos'è lo ius naturale? Il diritto naturale è un diritto paradossale, in cui ognuno ha diritto per natura a possedere, usare e godere di tutto ciò che vuole. Capite? Hobbes, cioè, ci dice che in natura non è che non esiste una legge, non è che non esiste un diritto, esiste un diritto in natura, va bene? E questo diritto è il diritto di ognuno a godere di ciò che vuole, utilizzando tutti i mezzi che ritiene opportuni per ottenere ciò che vuole. Capite? È una forma paradossale di diritto, ma è il diritto naturale. Va bene, attenzione perché questo punto segnerà una profonda differenza di Hobbes rispetto ad esempio a John Locke e ai filosofi successivi, che riterranno invece che in natura non esiste un diritto. Ok? Hobbes invece ritiene che in natura esiste un diritto ed è il diritto di ognuno a godere di tutto ciò che vuole, utilizzando tutti i mezzi che vuole per ottenere questo godimento. Va bene? Tuttavia capiamo immediatamente che il quadro che si delinea di fronte a noi nello stato di natura, se l'uomo è un essere asociale, amorale ed egoista, e vi è questo diritto naturale, cioè il diritto di ognuno a fare quello che vuole, va bene? La situazione che emerge è una situazione tragica e drammatica, va bene? L'umanità in questo stato, dice Hobbes, è destinata ad estinguersi, e se non fosse uscita da questo stato, in effetti, noi saremmo già estinti, esattamente come si estinguono tutte quante le specie animali. Va bene? Quindi la situazione drammatica e tragica è estremamente pericolosa per l'umanità. E quindi succede qualcosa in questo stato di natura. Cioè, l'uomo è vero che è un essere asociale, amorale ed egoista, ma possiede la ragione. Va bene? La ragione che cos'è? La ragione, abbiamo detto che per Hobbes è una facoltà secondaria. Ma pur essendo una facoltà secondaria, ok, è sempre e comunque un lume naturale. Lume che significa? Lume come quello degli illuministi, cioè una luce, un qualcosa che fa chiarezza, che chiarisce le cose, va bene? E la ragione è proprio questa, è un lume naturale dell'uomo. E con questo lume gli uomini cominciano a capire alcune cose, che capiscono? E capiscono che se non viene posto un freno a questa condizione, ok, ciò che ne conseguirà sarà la morte per tutti quanti, va bene? Se gli uomini vogliono sopravvivere, devono operare una limitazione del proprio diritto naturale. La ragione suggerisce, ovvero sia, di limitare il diritto naturale, va bene? Questo suggerimento della ragione è l'inizio, è l'incipit della società civile, cioè di ciò che viene costruito sopra lo stato di natura per uscire dallo stato di natura. Vede? Ripetiamo, ruolo ambiguo della ragione. La ragione è facoltà secondaria, ma allo stesso tempo è ciò che suggerisce all'umanità la via per uscire da questo
da questa condizione tragica ed estremamente pericolosa. Ok? Sono passati 20 minuti, concludo il discorso. Ok? La ragione quindi interviene all'interno dello stato di natura, suggerendo all'uomo, essere amorale, egoista ed asociale, una limitazione del proprio diritto naturale. Va bene? Attenzione, l'uomo tende e comincia ad uscire dallo stato di natura non perché diventa altruista, è paradossalmente proprio l'egoismo umano che suggerisce all'uomo di uscire dallo stato di natura. Capite? Non è che a un certo punto l'uomo cristianamente si redime dal proprio egoismo e comincia a pensare al prossimo suo. Assolutamente no. In realtà è proprio il pensare a se stessi che impone all'uomo di cercare di uscire da questo stato di natura. Va bene? Allora, continuiamo da qui la prossima lezione. Studiate fino a 244. Va bene? Al prossimo video.